Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio parlarvi dei prodotti top e flop del periodo, quindi quei prodotti che sto appunto utilizzando per quanto riguarda la cura del viso e del corpo. Il primo prodotto di cui voglio parlarvi, in realtà ve l'ho già mostrato in un video appunto dei top e dei flop, ed è l'acqua micellare della linea Miracle Garden di Natura House. Ho deciso di riparlarvene perché in quel video vi avevo detto che appunto mi bruciava un pochino sugli occhi, ma che stavo facendo una cura e che quindi non sapevo se il problema era dovuto ai miei occhi o a quest'acqua micellare. Allora la cura è terminata e questo prodotto non mi brucia più sugli occhi, quindi il problema era mio e non di quest'acqua. È una linea che a me è piaciuta molto, sta piacendo molto. Io ho ancora in uso l'acqua micellare e la crema viso e la crema corpo, mentre il doccia scrub e la crema mani li ho terminati, mi è dispiaciuto molto tra l'altro. È una linea con appunto ingredienti biologici, è certificata suolo e salute e i packaging non sono in plastica ma sono derivati dalla canna da zucchero. Inoltre c'è un'attenzione verso l'ambiente anche proprio per quanto riguarda la produzione e le emissioni di CO2. È un prodotto ottimo, strucca molto bene, rimane delicata, non crea quella fastidiosa schiumettina, non appiccica la pelle, ve lo consiglio. Sempre per quanto riguarda il viso, ho un prodotto che praticamente ho quasi terminato ed è del marchio Sukin, non so se si pronuncia così, è appunto un gel detergente viso senza parabeni. Questo qua è un prodotto australiano, mi sta piacendo, non è il mio detergente viso preferito, però fa una buona schiuma, non secca la pelle, non la va a tirare, non brucia gli occhi, lava bene, ha una profumazione leggermente agrumata, ma quell'agrumato un po' tipico dei prodotti tedeschi come ad esempio Benecos, al verde, un po' quell'agrumato che a me non fa impazzire, però il prodotto non è malvagio, la confezione con la pompetta è molto comoda, infatti credo che poi terrò questa confezione. Un prodotto invece flop, proprio flop, è il tonico viso di Alverde. Questo qua è con estratto di rosa selvatico per pelle secche con un delicato profumo di acqua di rose, rinfresca e deterge delicatamente la pelle. Allora, la profumazione si sente solamente l'alcol ed è molto forte, molto fastidiosa, soprattutto se passato vicino agli occhi, quindi no. Inoltre non vedo nessun tipo di miglioramento alla mia pelle. L'alcol è presente in tanti prodotti di Alverde, credo quasi tutti, però se l'alcol è ben bilanciato va anche bene, nel senso l'alcol serve anche a far penetrare meglio nella pelle alcuni principi attivi, ma in questo caso si sente praticamente solo l'alcol. È al terzo posto nell'INCI perché abbiamo acqua, l'acqua di rosa damascena, e poi abbiamo acqua, alcol, glicerina, di nuovo alcol. Quindi no, non ve lo consiglio, costa poco, lo finirò, ma no. Altro prodotto per il viso è uno struccante che mi è stato omaggiato al Sana, della linea Acate e L'Etique, del marchio Biocosmé. Questo qua è appunto un balsamo struccante con il pack così in latte. Il balsamo è questo, sembra poco utilizzato, in realtà l'ho utilizzato tanto, ma ne basta veramente pochissimo, ha un burro molto morbido, io lo vado a prelevare con le mani, ne basta veramente poco, e poi vado a massaggiare delicatamente sul viso e sugli occhi. Il trucco si scioglie, dopodiché con un pannetto struccante di quelli che utilizzo io, vado appunto a rimuovere l'eccesso e poi utilizzo il detergente per lavare il viso. Ottimo, strucca bene, delicato, non appesantisce la pelle, anzi la va a nutrire, ma non in modo eccessivo, non appanna gli occhi, non li brucia, ottimo. La profumazione è fantastica ma molto delicata, sul viso poi non si avverte, è un buonissimo prodotto. Ve lo consiglio, mi dà l'idea che costi un po' perché i prodotti di questo marchio non sono economici, ma è buono, secondo me dura tantissimo perché proprio ne basta pochissimo.
Altro prodotto che mi è stato omaggiato sempre al Sana è questo contorno occhi di Lepo. È la novità che uscirà a breve, quindi ancora non è uscita. La linea è The Perfect Cream e questo è il contorno occhi rigenerante. È fantastico, ha una texture che è ricca ma allo stesso tempo leggera. Non appesantisce e non unge il contorno occhi, ma lo nutre a fondo ed è fantastico. Io ho un contorno occhi normale, non è particolarmente secco, quindi quando vado a mettere questi contorno occhi in crema, di solito poi rimango un po' unta nella zona. In questo caso non succede, veramente un prodotto ottimo, lo utilizzo sia al mattino sia alla sera e mi sto trovando benissimo. È testato al nickel ed è vegano e mi sembra che abbia anche una certificazione, ora non ricordo quale, ma mi sembra Cosmos Organic, comunque un prodotto ottimo. Altro prodotto che mi sta piacendo tanto è questo lip balm vaniglia. La marca ve la scrivo perché non saprei pronunciarla. Non so neanche in realtà dov'è che si possa acquistare. Comunque mi piace molto. È un ottimo burro cacao, bello, idratante e nutriente. Non si va però a sparpagliare per tutto il viso. Ha lì per lì una texture leggermente oleosa sulle labbra, ma non è fastidiosa, non è pesante. È molto molto buono. Ora l'ho iniziato in realtà non da tantissimo, a qualche settimana, quindi ce n'è ancora tanto. Vedremo poi con le temperature un pochino più basse come si comporterà, ma per adesso devo dire che è veramente ottimo. Un altro prodotto che mi è stato omaggiato al Sana è il Deoli di Lattelluna. Questo qua è il deodorante in crema Soyang e questo combatte l'acidità delle giovani ascelle. Mi è stato omaggiato, la profumazione è qualcosa di pazzesco, veramente pazzesco. È una cremina abbastanza morbida, quindi molto facile da spalmare, ne basta poco e appunto in fiera mi dicevano di non spalmare il deodorante ma di picchiettarlo. Devo dire che funziona molto bene, ne basta pochissimo, non mi fa puzzare, tiene bene. La profumazione è fantastica. Io però non ho una sudorazione eccessiva, anzi non sudo quasi mai e quindi è molto difficile anche che puzzi. Questo deodorante però lo sta utilizzando anche mia sorella, che è una ragazza giovane perché ha 20 anni, che si allena ogni giorno e dopo gli allenamenti puzza come tutte le persone del mondo. Ha proprio una sudorazione molto diversa dalla mia e non ha, trova difficoltà a trovare dei deodoranti che funzionino, veramente ne ha provati milioni e è difficile che trovi qualcosa che effettivamente funzioni. Questo lo sta utilizzando anche lei, le sta piacendo tantissimo. Funziona anche su di lei perché dopo l'allenamento non puzza come prima. Magari ecco un pochino il puzza, sì, se ti metti le annusi un pochino sì, però ad esempio le maglie non puzzano dopo l'allenamento, quindi ottimo. Tra l'altro, siccome lei non vuole finirmelo, in questi giorni ce l'andiamo a comprare un altro barattolino un po' più grande in modo che appunto abbiamo una scorta. Ottimo, super consigliato. Non so quanto possano costare, ma mi sembra sulle 7 euro una roba del genere. Super consigliato. Poi un altro prodotto super consigliato è il sapone scrub di Green Natural. Questa è una metà perché l'ho tagliata a metà in modo da utilizzarla meglio e non consumarla subito. È uno scrub che a me piace tantissimo, ingredienti ovviamente naturali, è un prodotto, pelo del gatto, è un prodotto zero waste, naturale, la confezione appunto è di carta, buoni ingredienti e è un super super scrub. È molto forte, quindi non ve lo consiglio da utilizzare su quelle zone un pochino più delicate. È vero che dopo qualche utilizzo si addolcisce un pochino, ma rimane comunque uno scrub bello potente, tanto, non ho mai trovato uno scrub più potente di questo. Inoltre lava anche perché appunto è un sapone, non secca la pelle, la lascia anzi molto molto liscia,
Io questo lo vado a utilizzare su glutei, cosce e anche sui gomiti ed è fantastico, straconsigliato, vi dura una vita perché con questo ho già fatto, con questo pezzettino ho già fatto 10 docce e ce n'è ancora tanto e ho un altro panetto, ho l'altra metà del panetto, quindi vi dura tantissimo, super consigliato, buoni ingredienti, costa poco perché mi sembra costi sulle 4 euro, non inquina, ottimo. Ultimo prodotto, anche di questo un pochino ve ne avevo parlato, ma lo stavo utilizzando da poco, quindi erano più o meno prime impressioni, è il dentifricio in polvere di Perblan, acquistato al Natura Sì, 4,60 euro il prezzo, è un ottimo dentifricio in polvere. Allora, lava bene i denti, lascia l'alito fresco, sa di menta, ma non è quella menta forte, c'è anche agli agrumi, mi sembra. Lascia proprio i denti pulitissimi, ottimo. L'ha provato anche mia sorella. Lei non è per questi tipi di prodotti un po' strani, non gliene frega niente di prodotti naturali, proprio non le importa. Però ha detto che le è piaciuto. C'è da dire però una cosa: il pack andrebbe un attimo rivisto perché per quando devo andarlo a chiudere non si chiude subito alla prima bene, quindi devo stare lì un po' a mattire. E poi c'è il fatto che appunto è un dentifricio in polvere, quindi va messo lo spazzolino inumidito nel dentifricio e poi passato sui denti. Questa cosa può far un po' schifo e lo capisco. Io quando l'ho acquistato ho detto sicuramente questa cosa mi farà schifissimo. In realtà non è stato così perché la polvere che rimane nel barattolino è polvere che non tocca lo spazzolino e che rimane asciuttissima, non è polvere che va direttamente a contatto con le setole, perché quella che va a contatto con le setole rimane poi aggrappata. Non so se mi sono spiegata. Comunque è un ottimo prodotto. Costa relativamente poco e lava bene i denti. Se ci pensate, è un dentifricio tradizionale di quelle marche un pochino leggermente meglio, si trovano sulle 3 euro e qualcosa. Questo alla fine costa 4,60 euro, però ragazzi, io lo sto utilizzando da tanto perché se andate a vedere il video dove ve lo presentavo, ormai è passato tanto, lo utilizzo 3 volte al giorno e guardate quanto ce n'è. Cioè, questo vi dura molto di più di un dentifricio tradizionale, quindi è super consigliato e andate poi anche a risparmiare un pochino sul prezzo alla lunga, perché tante volte per quanto riguarda questi prodotti zero waste, low waste, comunque è vero, c'è una spesa iniziale che è un pochino più alta del normale, però poi i prodotti vi durano 2, 3, 4 volte di più, quindi alla fine non andate a spendere di più, ma andate o a spendere uguale o a risparmiare qualcosa. Cambia solo che bisogna fare una spesa iniziale, come anche per gli shampoo. C'è stata una ragazza, una signora che mi ha commentato che questi shampoo sono costosissimi e che io stavo consigliando dei prodotti troppo costosi, lamentandomi magari del prezzo alto di uno spazzolino in bambù. Lo spazzolino in bambù costa 5 euro, dopo un mese devo buttarlo. E se devo fare un investimento, di sicuro non investo su un cavolo di spazzolino, che me ne frega, uno spazzolino vale l'altro. Se posso investire qualcosa, investo su dei prodotti cosmetici, non su degli accessori. Per farvi capire, lo shampoo di La Masuna, che costa sulle 9 euro, mi è durato 6 mesi. Uno shampoo nella boccetta tradizionale, qualsiasi shampoo in una boccetta tradizionale, liquido quindi, in media mi dura un mese, quindi, e lo pago intorno alle 2-3 euro. Quindi, se fate un conto, ho risparmiato acquistando quello shampoo di La Masuna, che è vero, ha una spesa iniziale di 7 euro, 8 euro, ma è vero anche che mi dura 6 mesi. Quindi, alla fine mi conviene prendere lo shampoo solido perché inoltre non vado a creare spazzatura se non la confezione di carta. Ora, questa confezione qua del dentifricio non so che cos'è, devo andare a leggere nella scatolina. Non so se è plastica o bioplastica, comunque è una scatolina che una volta finito il dentifricio riutilizzerò perché comunque è abbastanza comoda, a parte questa cosa della chiusura, però comunque la terrò. Sono 30 grammi di prodotto, si trova al Natura Sì, ma non solo, se fate una ricerca su internet ve lo trovate senza problemi, straconsigliato.
Bene, quindi questi sono stati i prodotti top e flop del periodo. Fatemi sapere se avete provato qualcosa anche voi o se avete qualcosa da consigliarmi, perché io, come sempre, quando mi consigliate qualcosa me lo scrivo e poi me lo vado a comprare per provarlo. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!